Le posizioni rimangono distanti, ma il primo a tendere la mano per tentare una riconciliazione è il consigliere Franco Caputo, che cerca di attribuire la tensione fatta registrare in Forza Italia negli ultimi giorni ad un difetto di comunicazione. A Corato è infatti in corso una guerra intestina in quello che era il principale partito della coalizione a sostegno del sindaco Mazzilli e che dopo la scissione fittiana sta attraversando un lungo e travagliato periodo di riassestamento organizzativo. Il commissario cittadino di Forza Italia Giancarlo Ungaro non ha gradito l'approvazione del bilancio da parte del suo unico rappresentante in consiglio, di cui ha chiesto l'espulsione attraverso un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Caputo afferma di non aver avuto nessuna comunicazione dal suo partito sul comportamento da tenere in consiglio in occasione del bilancio e di essersi attenuto a quella che è sempre stata la linea di Forza Italia in questi due anni, ovvero di pieno sostegno all'amministrazione Mazzilli. Caputo ha voluto chiarire ieri sera in un incontro pubblico con la cittadinanza che lui rimarrà sempre fedele a Forza Italia e che il suo partito, prima con un comunicato alla stampa il 24 luglio, e poi in maniera privata al sindaco Mazzilli appena il 3 settembre scorso, ha garantito pieno appoggio all'amministrazione che ha contribuito a far nascere. Cosa sia successo in questi ultimi giorni, dice Caputo, per far cambiare idea al commissario Ungaro non è stato ancora spiegato ufficialmente. Rimango alle sue affermazioni fatte in tutte le sedi, compreso l'ultima giovedì mattina che è andato dal sindaco senza che io ne sapevo niente, dove ha riconfermato la fiducia al sindaco. Non capisco cosa sia cambiato dal 24 luglio con un comunicato stampa pubblico e il 3 settembre privatamente col sindaco, che cosa è successo di così disastroso per poter, diciamo, andare all'opposizione, che io non è che sono precluso ad andare all'opposizione o meno. Ma credo che un confronto, una comunicazione, un'analisi per passare all'opposizione e trovare i motivi politici per andare all'opposizione, credo che vada fatto. Il partito di questo, la maggioranza del partito non è a conoscenza. Credo che, tant'è vero che io debitamente ho pregato il commissario di convocare un'assemblea per decidere la linea del partito. La rottura sarebbe legata al complesso quadro politico del centrodestra di Corato. Forza Italia ha chiesto da tempo ai fittiani di abbandonare le postazioni raggiunte grazie ai voti raccolti nel partito di Berlusconi, rimanendo delusa anche dall'esclusione del suo unico rappresentante in giunta Lorina Mangione e compagna del commissario Ungaro. Per queste motivazioni oggi Forza Italia avrebbe espresso la volontà di stare all'opposizione dell'amministrazione Mazzilli. Caputo ha apprezzato la terzietà nella vicenda dei vertici regionali del partito, ma ora ne auspica un intervento per risolvere una volta per tutte il conflitto in Forza Italia. Credo che abbia fatto benissimo il segretario regionale a non intervenire, diciamo, o ad avallare in certo qual modo le dichiarazioni del mio commissario. Ripeto che posso avere tutta la legittimità di questo modo, ma credo che io sono il consigliere comunale e quantomeno le posizioni devono essere dibattute e confrontate. Oltretutto, oltre il conflitto, dopo un po' di tempo finalmente ha detto che le richieste di Forza Italia sono legittime e vanno prese in considerazione e superate. Credo che il ruolo politico l'abbiamo preso abbondantemente, non vedo perché dobbiamo fare questo cambio all'improvviso, senza oltretutto avere un confronto serio e proficuo, non per noi ma per la città.